Ciao. Buongiorno. Allora, vi starete chiedendo dove sono. Sono a Genova e perché devo fare una crociera. E questa è la barca. È tipo... è gigante. Ah, è gigante. È bellissima, si chiama Splendida. Bellissimo signore che ci sta portando nella barca. Mamma di ciao. Ciao. Ok, e questa è l'amica di mamma. Questa è una stanza d'attesa, tipo, perché io sono VIP. Io sono una VIP. È bellissimo. E poi andiamo nella crociera, lì sono le mamme. Bisogna bere qualcosa, signore. Io ho già preso da mangiare. E ho la carta. Stiamo entrando, stiamo entrando. Si entra con la punta grossa la barca. Ok, si entra veloci, sì. Punce, yeah. Buongiorno signore, lui è un altro signore molto gentile. Cioè, ancora non ne ho parlato però. Adesso la tette. E dai, si sale. Pure musica c'è, figo. Ah, le persone aspettano e noi siamo qui, perciò non aspetteremo. Ah. Yeah. Ciao nonno, ok. Signore molto bello. Ok, mi sa che dovremmo aspettare pure noi. Aspetteremo pure noi. No. Non siamo VIP. Non ho capito. Non facciamo la coda, passiamo attraverso. Passiamo attraverso. Va bene. Sono belli. Poi siamo andati tutti. Della storia sono dei VIP. Rosa. Passiamo davanti a tutti. Quelli lì erano francesi. Si passa davanti a tutti. E vai con... Questa è la VIP-agine. Ok, questa era l'entrata. Tipo, ora io dico... Oh, mio santo, ti prego. La faccio... Io faccio Maria, un infarto. Maria. Oddio santo, oddio santo, oddio santo, oddio santo, porca va, non sa che faccio un infarto. Oddio, ci sono gli Swarovski sulle scale, ce l'ho messo il pianoforte, arrivo. Questa vacanza passeremo tutta a dire arrivo, vai. Stiamo entrando al casino, wow. Ok, no scherzo. No, prima volta entro in un casino in tutta la mia vita. Però papà ti stai facendo? No, è un vlog. Prima, oddio santo, è la prima volta che entro in un casino, è bellissimo. Fammi toccare. Che bello, è figata. Oh. Ora facciamo ancora due giri. Non lo so. Ah sì, c'è un altro casino lì. Allora, facciamo... stiamo entrando in ascensore. Mi sa che ora andiamo in camera, ci vediamo in camera. Ok, si entra in camera, vediamo la camera. Dove stiamo andando? Cos'è? Siamo in un piano che si chiama Leonardo da Vinci, figo. Bello, bello, bello. Sto spaccando la spalla. Fa niente. Sono nella camera 12001. Si entra. O questo? No, ma io non volevo libri. Perché ci sono i libri? Non mi piacciono i libri. Ah, non si. Ok. Quanto cazzo è lontana la camera? Dobbiamo sedere e pazientare. Ok. Prima impressione è traumatizzante. Molto traumatizzante. Cioè, ci sono le scale con gli Swarovski. Questa cosa è forte. C'è ancora un resto del mio smile. Vabbè. Prima impressione? Maria, c'è tutto il buffet, eh? Mangiare. Buono mangiare. Prima impressione? Mi metto in oggi fino a dire. Prima impressione? Meravigliosa, sono
posto nella mia pelle. Ci vediamo in camera. Oddio santo. A bello io ti verrà. Oh mio Dio, anche a me. 3. Oddio. Oddio. Posto? Sì, grazie. Aspetta. Una porta. E si riesce da di là. Di qua. Questo è il bagno. No, nessuna domanda. Oddio, c'è il gabinetto, sì. Oh, c'è anche la doccia del bello. C'è una cosa che sogno di fare. A parte avere dei capelli decenti. A parte questo però. Ragazzi Maria! Oh, mi piace, sì. Perché il vacanza è un po' meglio nel rateo, c'è qui. È bellissimo. Ils vont t'écrire. Oui, on s'en va. Encore, on peut le refaire demain, il ressort demain. C'est ça, c'est pour ça. Questa è la vista. Cioè, bellissimo. Bello. Poi vedremo tutto il mare. E visto che noi siamo VIP, cioè abbiamo anche la piscina e gli jacuzzi privati, cioè. Dove sono gli scivoli d'acqua? Ci sono gli scivoli d'acqua! Mamma, dove sono gli scivoli d'acqua? Ci sono tante domande a Giacchino, amore. E chi? Devo sapere dove sono. Si mangia di nuovo. È bello mangiare. Ho appena mangiato le prugne. Una frittata. Sì, insomma. Ok, piccolo aggiornamento. Siamo partiti e allora mi allontano un secondo. Allora, siamo partiti. Infatti siamo nel mezzo di nulla. Però va bene. La nave è una figata assurda e ancora non ho visto praticamente nulla, però va bene. Cioè la nave è questa. È enorme il vento che c'è, però è da fastidio. Allora, praticamente c'è un lato che è negativo, ma tanto, ok? Tanto negativo, che io mi dovrò abituare. Allora, praticamente qui non c'è la Coca-Cola, c'è la Pepsi, ok? Io... riprenditi Maria, riprenditi. Cioè io devo bere la Pepsi, che la Pepsi mi fa schifo, ok? Però mi devo abituare. E perché? Perché l'Ice Tea non è Lipton e nemmeno è estate. È una marca strana che fa schifo. Fa niente, mi abituerò. Lati positivi, tutto. Tranne la Pepsi, questa marca strana di tè. Però è bellissimo. E già, abbiamo fatto il corso per salvataggio di cose. E niente, siamo nel bel mezzo di nulla. Non vedo più la costa, non vedo più niente. Però è bello. È bellissimo. Lì ci sono le personcine belline che però non possono venire dove sono io. Perché? Perché siamo VIP. Va bene. E c'è anche un vento che, Dio santo. Ciao. Già. Arriva un signore. Va bene. Ciao. Mi sto cercando di abituare. YOLO.
Allora, visto che stasera è la serata anni 70, 60, 80, questo è il mio outfit. Questo vestitino che viene da H&M con delle scarpe, perché ho dimenticato di prendere delle scarpe eleganti. Ok, perciò questo è il mio outfit. Facciamo un giro su se stessi. E queste sono le scarpe. Mettiamoci un po' più lontano. Perciò è così. Ok, stiamo andando a mangiare e il ristorante è bello. C'è una donna che canta. Oh! Era un uomo. Questo è il ristorante, tipo è bello bello. Mi piace. Che bello. Buonasera, benvenuti. Ok, ora vado a comandare. Allora, io avrei voluto comandare del pato d'anatra, il pato d'oca affumicato con della zuppa di verdure stagionali. Alla fine avevo ordinato, però l'ho mangiato e dimenticato di filmarlo. Però ho appena scoperto che il nostro tavolo è il numero 7. Cioè 7, quante possibilità che fosse il 7. Non ho preso la zuppa di verdure, ma ho preso il coso di agnello. Diciamo che era buono. Figata! C'è anche questo! Praticamente siamo andati in discoteca. Ora tutti faranno una vodka. E io sono lì, una Pepsi, perché la coca non c'è, ricordo. Ok, diciamo che c'è uno che mi ha invitato a ballare. Ho ballato, ho fatto schifo perché faccio schifo a ballare. Va bene. Faccio schifo senza quando ballo. Non so ballare. Ok, piccolo aggiornamento. Siamo al casino, io ovviamente non gioco perché ecco, e diciamo sono le 2 del mattino, mi sa che rimarremo ancora qui per un bel po'. Ciao, ciao. Siamo ritornate ora dal casino, sono le 4 e sono stanca, perciò domani mattina. Ciao. Buongiorno. Allora, diciamo che sono già vestita, cioè nel senso per la piscina, e insomma ora stiamo per mangiare. Ho preso queste carote, ho preso uno zoccolo, delle carote, e un Pepsi. Ok, ora filmo la mia entrata. Piscina jacuzzi. Dura poco tanto. Già che si crepa di caldo. Chissà quanto farà nella jacuzzi. Ah, è bollente. Bollente. Ah. Va bene. Piano piano. Ci si entra, porca, se è calda. Piano piano. Ah, ok. Le bollicine sono della jacuzzi, non sono. Mi piace. Allora, stasera il tema è tranquillo, insomma. Questo è come sono vestita. Questo
piccolo top, un pantaloncino per la cintura e le scarpe ancora non le ho messe, che sono rispondi maleducata! Dicono ciao le persone! Se vuoi dire un po' di tempo con il bar! Dicono ciao! Immagina lo scudo di bordo! Ciao! Ciao! Allora, stasera raccomando le delizie gastronomiche, perché sono buono, e poi il couscous. È arrivato l'entrata. Ora vediamo com'è. Allora, era buona l'entrata e è buono. Ok, il couscous era buono, perciò vado. Ma perché? Va bene! Limoncello. Va bene! Quando nous allons en offrir, c'est quoi? Pulcinella. Com'è bella, com'è bella, la città è pulcinella. La città di pulcinella. Che sarebbe? Fare una colazione molto dietetica. Ok, salsicce, fagioli e uova col prosciutto. Gna. Diciamo che ho mangiato tutto. Mangiare e ciao, vieni a morire. Stasera è la serata di gala. Dunque, questo è il mio outfit, non mi sono ancora pettinata, però va bene. Allora, sono con questo top che c'ha le spalle basse, crop top, pantaloncino e scarpe col tacco. Okay, buongiorno, cioè sono le 4:10 di pomeriggio, oggi non ho registrato nulla, non importa. Beh, oggi cosa ho fatto? Ok, ci siamo svegliate, siamo andate a Cagliari e siamo ritornate e siamo andate in piscina. E ora vado a farmi la doccia. Ciao! Fatta, e insomma, ecco, e stasera è la serata vestiti tranquilli, perciò...
chiaro. Sono vestita, ho messo questa maglietta con scritto original e poi ho, vabbè, questo, e poi ho messo una salopette e le nuove scarpe che mi piacciono tanto tanto tanto. Questo è il mio outfit, perciò qui ci posso mettere il telefono e qui qualcos'altro, ma io mi porterò la borsa. Perciò stasera tra poco andiamo via da Cagliari e andiamo a Palma di Mallorca e scenderò e voglio andare in spiaggia a Palma di Mallorca in Spagna. Buongiorno. Ok, diciamo che ieri sera sono andata a dormire presto e poi ho sofferto anche il mal di mare, non ho vomitato ma mi veniva. Stiamo per arrivare a Palma di Mallorca e poi scendiamo, ho i capelli che stanno facendo quello che vogliono perché c'è la vento, tanto, insomma sì. Ah, che bello. Palma di Mallorca. Noi andremo, sto cercando la cattedrale, perché noi andremo in quella cosa che si chiama cattedrale. Laggiù. Figo. Dunque abbiamo preso, stiamo prendendo l'autobus per andare in centro. Bellino quello dietro. A dopo casa. Ci vediamo dopo. Stiamo andando via da Palma di Mallorca. Era bella, molto bella. Voglio rimanere qui fino ai miei 18 anni per poi andare in America. Buongiorno. Ora siamo a Valencia e ora andiamo a vedere Valencia. Siamo ritornati in camera. Ci siamo stati massimo un'ora. Io non ci ritornerò mai più a Valencia. Mai più. In tutta la mia vita. Neanche se mi pagano. Ok? Mai più. Ok, ora siamo stati in piscina. Ho fatto la doccia. E stasera è serata di gara. E insomma, andiamo a vedere cosa mi metto. Mi metto questo vestito che abbiamo comprato a Cagliari, sì. E ecco, stasera serata di gara. Dunque, il vestito e le scarpe. Così è dietro. Entrano sulla nave e io e mamma abbiamo lasciato il segno sul muro. Qui c'è il nostro letto, qui c'è la vetrata, insomma, e noi dietro le tende MRS e AB. Yeah! Però non diciamolo a nessuno. Shh. Mamma, vero che non bisogna dirlo a nessuno? Sulla nave. Stasera sono vestita così. Ho una salopette di jeans con questa maglietta. Le scarpe non me le sono ancora messe. Saranno queste. Giorno di partenza. Sono le 8:15 e io sono stanca. Ma non fa niente. Sono felice di tornare. Perciò questo vlog finisce qui. Ciao!